Nalli replica all'ex Lombardo che ha insinuato che fosse ancora innamorato di Tina. L'air stylist coglie poi l'occasione per uscire allo scoperto, c'è una lei nella sua vita. Chicco Chicco Nalli risponde all'ex fidanzata Ambra Lombardo che, di recente, attraverso le colonne del magazine Di Più, ha insinuato che l'air stylist sia ancora innamorato di Tina Cipollari, sua ex moglie dalla quale ha avuto 3 figli. Nalli, dopo aver letto quanto esternato dalla professoressa siciliana, ha fatto chiarezza, in primis ha raccontato il bel legame che tuttora lo lega alla vulcanica opinionista di Uomini e Donne, smentendo però categoricamente di amarla. Poi ha spiegato che al suo fianco, oggi, c'è una lei. Di nuovo gossip, non me lo aspettavo. Esordisce così Chicco su Instagram, dove tramite una serie di stories ha replica ad Ambra. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no, ha aggiunto. Io non la amo. Ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò, non c'è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così. Nalli e lapidario, chi pensa che ci possa essere un ritorno in nuvo qualsivoglia riavvicinamento sentimentale con l'ex consorte in fuori strada. Spazio quindi a una confidenza privata, io nel mio cuore ho un'altra persona e quella persona lo sa. C'è poco da dire e da scrivere. Nessun indizio su chi ci sia al suo fianco attualmente. Ma qualcuno evidentemente c'è. La presa di posizione dell'air stylist è giunta dopo che, come poc'anzi accennato, la Lombardo ha sostenuto che quando stava con Nalli lui si intristiva quando parlava del suo matrimonio con Tina. La professoressa ha inoltre aggiunto che, secondo la sua personale lettura dei fatti, Chicco avrebbe sperato di dare una seconda possibilità al rapporto sentimentale con Tina. A quanto pare, almeno per Chicco, la lettura data da Ambra non è stata quella esatta, rappresentante il suo reale stato d'animo. Da tempo il volto di Uomini e Donne è legato a Vincenzo Ferrara, imprenditore toscano attivo nel campo della ristorazione. In più occasioni si è mormorato di possibili nozze in vista. In realtà i diretti interessati non le hanno mai annunciate, dunque per il momento non c'è alcun che di programmato. All'orizzonte nessun matrimonio. Ciò detto, la love story sembra procedere a gonfie vele. In diversi frangenti si è sussurrato di presunte crisi, a volte persino di rottura, sempre smentite dai diretti interessati. Insomma, la coppia è viva e vegeta, nonostante stentino ad arrivare i fiori d'arancio.